Ciao Tizi, ciao a tutti quanti, benvenuti, bentornati all'Ottava Freccia. Abbiamo parlato un po' le ultime settimane di quello che riguarda il cavallo. Il cavallo è un argomento che mi sta particolarmente a cuore, è un qualcosa che ricorre trasversalmente in tutto quello che io ho scritto, che si tratti di romanzi, che si tratti di saggi, che si tratti di poesie. Perché? Perché è anzitutto un elemento fondamentale della mia vita affettiva, della mia vita proprio empatica, personale. Questi sono i ferri del mio adorato King Patrick, del mio adorato Paddy. Quindi, insomma, voi potete capire quanto in realtà sia un argomento che mi è vicino dal punto di vista personale. Ma credo anche che il cavallo, in senso più ampio, sia potremmo proprio dire forse un interlocutore dialettico che ci aiuta a affrontare il nostro percorso di crescita fino a poi conoscere e individuare quelli che sono effettivamente i nostri limiti e andare oltre. Il cavallo ha una simbologia molto forte, non soltanto per noi che lo viviamo, ma in generale così, ed è sempre stato così storicamente in ogni cultura. Nel mio romanzo All'ombra della luna nuova, più volte mi è capitato di menzionarlo. La cavalla Charlie rappresenta per la protagonista perenne è proprio quello che è fuga da ciò che è costrizione, da ciò che è sbagliato, da ciò che è altro da sé, verso una se stessa migliore, verso una se stessa più emancipata, se vogliamo, in qualche modo più matura. Le simbologie dei cavalli in realtà sono molte e ci torneremo sopra, ne parleremo molte volte, ma oggi quello che vorrei condividere con voi è una riflessione forse anche un pochino personale, ma io sono convinta che tutti quanti voi, indipendentemente dalla disciplina che facciate, che non facciate, dal fatto che montiate o non montiate a cavallo, tutte quante le persone intelligenti che in qualche modo hanno questo amore, questo rispetto per il cavallo, sicuramente concorderanno con me. Partiamo da una cosa: io frequento il mondo country da ormai diversi anni e amo il cavallo da che sono nata. Quindi tanti, giustamente, vogliamo, mi hanno anche fatto questa domanda: ma se ami così tanto il mondo country, perché non fai moto americana? Allora, Tizi, soltanto per te e per i nostri amici dell'Ottava Freccia è venuto il momento per me di fare outing. Io monto all'inglese, ok? Monto all'inglese, amo il dressage, ambisco, amo, diciamo, come modello la monta classica, amo la monta in leggerezza, con molta umiltà. Questi sono appunto i miei modelli di riferimento. Questo significa forse in qualche modo che io sto dileggiando, disprezzando, tenendo in poca considerazione la monta americana? Assolutamente no. Sono consapevole del fatto che nella monta inglese, che poi monta inglese, cioè sono definizioni anche abbastanza grossolane, perché poi le discipline sono talmente diverse, le scuole di pensiero talmente diverse, però, pur volendo dare uno sgrosso così, sono consapevole del fatto che nella monta inglese ci siano degli angoli bui. Ma come no, certo, angoli bui, interi campi, maneggi, discipline buie. E altrettanto capita nella monta americana, nell'ambito western. Altrettanti angoli, discipline e quant'altro, cui sicuro. Con molta autocritica dico che per essere un cavaliere o un amazzone, come si dice nella monta inglese, non è certo sufficiente mettersi su un bel paio di pantaloni bianchi e lanciarsi su un ostacolo, infilarsi in un rettangolo da dressage. Assolutamente no. Però attenzione, perché vorrei anche far presente che dall'altro lato non è sufficiente mettersi su un cappello da cowboy e due spanne di speroni, poi è anche abbastanza opinabile come cosa, per sentirsi un grande horseman, come va di moda adesso. Al massimo si può essere un cavallaro di quarta fascia e magari fare pure dei danni. E questo in qualsiasi disciplina, tanto americana quanto inglese. È molto democratica questa cosa, ok? Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che la cosa fondamentale che l'equitazione dovrebbe insegnarci come tante altre cose, è imparare dagli altri, evitare di chiudersi in se stessi e cercare di conoscere di più e capire che nell'altro possiamo trovare qualcosa per migliorare noi stessi. Vi faccio un esempio: moltissime scuole americane, in America, negli States, che preparano degli allievi sia per la monta da lavoro sia per la monta sportiva americana, quindi parlo di discipline americane, quando mettono gli allievi in sella, lo fanno con la sella all'inglese e con l'assetto all'inglese. Questo cosa significa? Che nella monta americana non serva, perché sento già la polemica arrivare, non serva assetto, eccetera. No, anzi, serve. Proprio per questo hanno trovato un sistema che secondo loro poteva essere più intuitivo, più rapido, per poi poterli mettere in sella in quelle che erano le discipline americane. Perfetto, hanno preso qualcosa che poteva aggiungere
che poteva migliorare e l'hanno fatto proprio. Viceversa, la monta americana può aggiungere qualcosa che la monta inglese magari non offre, nella facilità magari di affrontare determinate circostanze. Io ho amato l'esperienza che ho avuto con la monta americana, come ho amato l'esperienza che ho fatto con la sella Butera, per esempio. Perché no? Quindi quello che io voglio dire è che forse dovremmo fare un attimino un passo indietro quando amiamo qualcosa e mettere al primo posto ciò che amiamo davvero, il cavallo nel nostro caso, e toglierci di dosso, eliminare un pochino quelle marchiature, no, che i cavalli hanno subito per secoli e molto spesso subiscono ancora adesso, e noi invece ce le imponiamo da soli. Quindi togliercele un pochino di dosso e renderci conto in realtà che, appunto, come dicevo prima, al primo posto deve stare il rispetto e l'amore veramente per quello che noi in questo caso stiamo cercando di, a cui stiamo cercando di avvicinarci. Quindi la prima domanda che dobbiamo farci è: quanto conosciamo, quanto abbiamo letto, quanto abbiamo ascoltato, quanto abbiamo provato, quanto abbiamo visto? E allora ci renderemo conto che dobbiamo essere umili, ci renderemo conto che si cresce soltanto imparando anche da altri, si elimineranno determinati pregiudizi, perché alla fine basta dire che noi che montiamo l'inglese siamo tutti raffinatini eccetera, perché ragazzi, con la pala puliamo le stesse cose che pulite voi che montate all'americana. Basta viceversa da parte degli inglesi dire che chi fa la monta americana per forza è un pochino più diciamo grossolano. Non è assolutamente vero, ci sono scuole assolutamente fini, e proprio in questa finezza nell'ambito della monta americana sono nate appunto scuole che insegnano proprio ad eliminare la coercizione degli aiuti e quant'altro. Poi in alcuni casi bisogna vedersi anche poi dal business che questo crea, ma questo è un altro discorso. Quindi basta quel tipo di pregiudizio, di fidare sempre delle persone che dicono: ah, io so tutto. Perché in un ambiente, in qualsiasi cosa, in qualsiasi ambiente voi non insegnate, nell'ambito dei cavalli in modo particolare, più si sa, più si dovrebbe aver già capito che c'è da sapere, ok? Più ci si rende conto che è ancora tutto da imparare. Quindi l'equitazione ancora una volta può essere una grande metafora di vita. Imparare a trarre il meglio degli altri è la lezione che ci impartisce. Il cavallo è un grandissimo maestro di vita, ci insegna sempre, ci mette sempre di fronte a noi stessi, e noi stessi tante volte forse dovremmo imparare a assomigliare un pochino di più a quello che diciamo di essere. Vi lascio con questa riflessione un pochino critica, vi mando un bacione grandissimo, Tiziana, alla prossima settimana, un bacione a tutti quanti voi.